amiciandroidblog.it, ciao a tutti da Alessio, ancora in compagnia del Nexus 7 con i test, diciamo, games. Come quarto gioco di questa serie, dopo aver provato sia Max Payne, sia Jetpack Joyride, sia Need for Speed Hot Pursuit, andremo con un quarto gioco creato da Nvidia. Questo gioco è veramente semplicissimo. Abbiamo la nostra cara nonnina Granny Smith, che tramite il suo ombrello, manico d'ombrello, andremo a effettuare tutte le missioni che ci verranno richieste. Qui i tasti per la musica, quindi disattivare la musica, le info, e qua col play andremo a scegliere tutta una serie di livelli di gioco, tutti i power. Testo back. Ho fatto già io le prime due missioni, andiamo a vedere la terza missione in che cosa consiste. Due tasti a disposizione, uno per saltare, l'altro per mettere il quando si schianta divertentissimo. Ok, l'altro per tenere il bastone in alto. Niente, ce l'abbiamo fatta, ricominciamo da capo. Olè. Tenendo premuto il tasto del salto, lei farà una capriola per riuscire a prendere tutte le monete. Ecco, dobbiamo operare a lui. No, troppo. Proviamoci un'ultima volta, non sono molto bravo su questo gioco, ma comunque vi assicuro che è un gioco semplicissimo. Dobbiamo prendere anche qua le mele, ogni mela corrisponderà a una normale stella. No, niente, sfiga totale. Andiamo sulla mappa, andiamo a provare la livello di prima. Avendolo già fatto, sono forse un po' più bravo. Ok, finito. Abbiamo preso tutto e tre le mele. Vabbè, anche questo gioco gira molto molto fluido, quindi creato apposta da Nvidia, di conseguenza è perfettamente compatibile con il processore che monta il nostro Nexus 7. Con questo ho concluso. Alla prossima video recensione, come sempre seguiteci sul nostro blog e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti.